Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come erano in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la verità manifestatasi in Cristo significa prima di tutto lasciarci raggiungere dalla parola di Dio, che ci viene trasmessa di generazione in generazione dalla Chiesa. Questa verità è un messaggio che riceviamo e possiamo comprendere grazie all'intelligenza del cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci ama prima che noi stessi ne prendiamo coscienza. Questa verità è Cristo stesso che, assumendo fino in fondo la nostra umanità, si è fatto via, esigente ma aperta a tutti, che conduce alla pienezza della vita. Il digiuno, vissuto come esperienza di privazione, porta quanti lo vivono in semplicità di cuore a riscoprire il dono di Dio e a comprendere la nostra realtà di creature a sua immagine e somiglianza, che in Lui trovano compimento. Facendo esperienza di una povertà accettata, chi digiuna si fa povero con i poveri e accumula la ricchezza dell'amore ricevuto e condiviso. Così inteso e praticato, il digiuno aiuta ad amare Dio e il prossimo, in quanto, come insegna San Tommaso d'Aquino, l'amore è un movimento che pone l'attenzione sull'altro, considerandolo come un'unica cosa con se stessi. Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2021. Il ricordo di questo tempo è per le nostre sorelle e i nostri fratelli, in particolare chi è nella fatica, nella sofferenza e nella malattia. O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario per vivere in comunione con Dio Padre, per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi, per essere rigenerati nello Spirito Santo. Tu ci sei necessario, o solo vero Maestro delle verità recondite e indispensabili della vita, per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per scoprire la nostra miseria e per guarirla, per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità, per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, i fondamentali della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della sofferenza e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dalla negazione, e per avere certezze che non tradiscono in eterno. Tu Tu ci ci sei sei necessario, necessario, o o Cristo, Cristo, o o Signore, Signore, o o Dio Dio con con noi, noi, per per imparare imparare l'amore l'amore vero vero e e camminare camminare nella nella gioia gioia e e nella nella forza forza della della tua tua carità, carità, lungo lungo il il cammino cammino della nostra vita via faticosa, faticosa, fino fino all'incontro all'incontro finale finale con con te te amato, amato, con con te te atteso, atteso, con con te te benedetto benedetto nei nei secoli. secoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Il nostro cammino di Quaresima continua rimanendo in ascolto di Gesù e del discorso rivolto ai suoi discepoli dalla montagna. Siamo rimasti anche noi su questo monte delle Beatitudini, non lontano da Cafarnao e con la pianura di Genezaret che si perde l'orizzonte sotto di noi. Avremmo voluto andarcene via, prendere distanza da quest'uomo che ancora una volta ci chiede la fatica di metterci di fronte alle nostre fragilità, ai nostri vuoti. Abbiamo però deciso di restare. Ci ha detto che è proprio da qui che potremo scoprire Dio e trovare la beatitudine,
la nostra felicità vera. Vogliamo capire che cosa dobbiamo fare, che cosa non dobbiamo fare, quali atteggiamenti dobbiamo manifestare e quali invece nascondere. Siamo rimasti. Gesù ci ha sorpresi ancora perché il nostro Maestro è differente. È colui che invita anche i suoi discepoli ad essere differenti, a non essere come gli scribi e come i farisei presenti in ogni tempo e in ogni luogo, anche dentro di noi. Anche ora Gesù è qui per dirci che essere cristiani vuol dire fare la differenza. Come? Lo scopriamo ascoltandolo. Gesù ci dice che essere cristiani innanzitutto è un atteggiamento profondo, non è un insieme di atteggiamenti esteriori o di cose da fare e da non fare. Certamente Gesù ribadisce l'importanza di precetti quali il non uccidere, il non commettere adulterio, il non ripudiare la propria moglie e il non spergiurare, ma è qui per dirci che la gravità di queste azioni non dipende dal fatto di essere difformi da una presunta correttezza di facciata o da una posizione moralistica assunta a priori. Esse sono gravi in quanto caricano l'uomo del peso di vivere la propria umanità senza avere un esempio da seguire, senza una bellezza e una bontà a cui tendere, essendone rimasti prima affascinati. Siamo uomini smarriti se non mettiamo Dio al centro del nostro cuore e della nostra esistenza. Siamo destinati a portare pesi insopportabili se pensiamo di vincere la nostra lotta contro la tristezza, la mediocrità, il peccato, solo affidandoci a regole e precetti. Al contrario, saremo parte di un'umanità beata e liberata se sapremo cogliere il grande dono che è Gesù. Un Dio che si mette in cammino con noi, che condivide le nostre fatiche e le nostre speranze. Un uomo che ci indica la strada per vivere una vita piena, una vita buona. Un Dio che non uccide, non tradisce, non rifiuta, non si fa garante di giuramenti falsi. Un Dio che al contrario dona la vita, è fedele, custodisce i legami. Un Dio che nella sua perfezione invita proprio noi, con tutte le nostre fragilità e i nostri limiti, a provare ad essere un po' come lui, ad essere portatori di vita, persone di cui potersi fidare, uomini e donne che si impegnano perché i rapporti che contano possano durare per sempre. Gesù ci dice che essere cristiani, dunque, non è una questione di quantità, di azioni da fare o da non fare, ma è questione di qualità dello sguardo. Lo sguardo con cui noi cerchiamo di vedere Dio, lo sguardo con il quale noi ci sentiamo guardati da Lui, lo sguardo con il quale ci volgiamo verso i nostri fratelli. L'essere cristiani è per persone che non fanno le cose per essere visti o ammirati, ma che agiscono guardando verso Dio e sentendosi sotto il suo sguardo benevolo e benedicente. Dio è Padre che vede nel segreto e che ricompensa chi fa l'elemosina o prega senza mettersi in mostra davanti a tutti, ma anzi desiderando che tutto questo resti segreto. L'essere accompagnati e custoditi dall'amore di Dio è la vera ricompensa, quella che non si consuma mai perché continuamente si rigenera. Sentirsi guardati con amore è la condizione fondamentale, infatti, per fare della propria vita un dono d'amore per altri, per guardare al prossimo con lo stesso sentimento benevolo e benedicente. Gesù ci dice che essere cristiani infatti è riconoscere che la misura della giustizia è solo l'amore infinito di Dio. Se ci basassimo sui nostri parametri umani, infatti, potremmo pensare che amare i propri amici e pregare per i bisogni dei propri cari sia sufficiente per sentirsi giusti, per essere a posto con la propria coscienza. Basterebbe questo se non facessimo i conti con l'amore di Dio. L'amore di Dio è un amore che chiede di più. Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Essere perfetti come Dio? Amare come Lui? È impossibile. Avremmo fatto bene ad andarcene, a prendere distanze da Gesù, come eravamo infatti tentati di fare. Invece siamo ancora qui, ad ascoltare un uomo che assicura di parlarci in nome di Dio e che ci dice: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste. Siamo qui ancora ad ascoltarlo perché anche se scomoda, anche se impegnativa, ci sta consegnando una verità grande che ci dice chi siamo e chi dobbiamo diventare. Siamo figli di Dio e se vogliamo esserlo veramente, dobbiamo diventare fratelli di ogni altro uomo,
anche di chi è animato da sentimenti negativi nei nostri confronti. Figli capaci di amare i propri fratelli anche quando sono nemici o persecutori. Nessuno può salvarsi da solo, soprattutto da una vita senza sapore e senza speranza. Non c'è altro modo per testimoniare quale sia la via da percorrere per trasformare un'esistenza triste e trascinata in una vita piena e realizzata, se non quello di sentirsi guardati da un Dio che ama tutti e che ci chiede di prenderci cura e di dare la nostra vita per i fratelli. Un Dio che, fattosi uomo e salito su un monte, anche oggi è qui a ricordarci che il modo per fare davvero la differenza non è rincorrere un'irraggiungibile perfezione, ma cercare di portare un po' del suo amore perfetto dal cielo sulla terra. Buona continuazione di Quaresima. Ti prego, Gesù, fa che con la tua grazia io non mi stanchi mai di cercarti e di adorarti con tutto il cuore. Insegnami a conoscerti e ad amarti per imparare da te ad incontrare e prendermi cura degli altri e a vivere in pienezza la mia vita. Fa che il mio cuore non si inorgoglisca, non cerchi cose più grandi delle mie forze. Fa che si apra al mondo con il tuo sguardo di compassione e di misericordia e che nel mio cuore trovino eco le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di tutti, dei poveri soprattutto, e che sappia anche partecipare con ciò che sono a portare un po' di cielo in terra. Affido a te, Maria, tutti noi, affinché ci accompagni ciascuno con la propria vocazione in un cammino che non abbia paura di fidarsi e affidarsi a Gesù, ma che tenda verso l'alto e che profumi di santità per la gioia del mondo intero. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Santi e beati dell'Azione Cattolica, pregate per noi. Santifica, Padre Santo, ciascuno di noi e sostienici nel cammino quaresimale che ci porta a vivere la Pasqua del Figlio tuo, di cui vogliamo seguirne l'esempio per impegnarci con amore nel tuo santo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata.